e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento culturale di S1 TV. Cibo, sesso, crisi economico-sociale sono gli argomenti principali trattati con garbo ed ironia da Martin Schuster nel suo romanzo bestseller in 15 paesi intitolato Il talento del cuoco, tradotto da Emanuela Cervini per Sellerio, opera che vi presentiamo nella 10ª puntata dell'8ª stagione di Vi consiglio un libro. Nato a Zurigo il 29 febbraio 1948, Martin Schuster ha lavorato per diversi anni nel campo della pubblicità e collaborato con diversi giornali. Apprezzato anche fuori dai confini patri per aver scritto testi per la televisione, il cinema, il teatro, nel 2007 ha curato la stesura di alcuni pezzi contenuti in un album del musicista connazionale Stefan Eicher. Insignito di importanti riconoscimenti in vari paesi europei per la sua attività letteraria, in Italia Martin Schuster è riuscito ad incantare un variegato pubblico di lettori con Un amico perfetto, L'ultimo dei Wainfield e Come piccolo Il mondo. Maravan lavora come sguattero in un lussuoso ristorante di Zurigo. È un profugo tamil che, scappato dal proprio paese con la recondita speranza di ottenere l'asilo politico e di lavorare per mantenere la famiglia. È il 2008 e in Sri Lanka infuria la guerra tra le truppe governative e le tigri tamil, i ribelli che sin dal 1970 coltivano il sogno di creare uno Stato indipendente. Sul luogo di lavoro però Maravan viene trattato con sufficienza da superiori e colleghi e nessuno gli offre la possibilità di dimostrare la sua abilità ai fornelli. Egli è infatti un cuoco provetto che ha ereditato l'arte della cucina dall'amata prozia Nangai. Solo Andrea, una delle cameriere del locale, manifesta una certa simpatia nei suoi confronti e un giorno Andrea, proprio lei, la bellissima Andrea, la donna fredda e riservata, l'oggetto del desiderio di tanti uomini, decide di cenare da lui. Per l'occasione Maravan prepara un menù afrodisiaco ispirandosi alla grande tradizione culinaria del suo paese e i due, consumati i pasti, finiscono a letto. Il giorno dopo Andrea è ancora allibita per ciò che è accaduto la sera prima, ella infatti predilige le donne agli uomini, realizza che il talento di Maravan potrebbe essere sfruttato a fini commerciali. E così, rimasti senza lavoro, Maravan e Andrea profondono ogni loro energia nella realizzazione di un articolato progetto, un servizio di catering denominato Love Food, idoneo a stimolare l'appetito di coppie annoiate. E così i manicaretti proposti da Maravan incontrano, almeno inizialmente, il favore dei clienti, ma in seguito una serie di eventi inaspettati sbriciolano ogni sua certezza. Andrea, di cui lui è innamoratissimo, si lascia distrarre dalla conturbante bellezza di una escort etiope. Le condizioni di salute della prozia Nangai diventano critiche improvvisamente. Il nipote prediletto gli comunica la decisione di combattere a fianco delle tigri tamil. La vicenda personale di Maravan assumerà connotazioni drammatiche il giorno in cui egli incontrerà una ragazza tamil già promessa sposa dai familiari e soprattutto quando entrerà in contatto per motivi di lavoro con affaristi senza scrupoli adusi a muoversi con disinvoltura dietro le quinte della tragedia singalese. Il talento del cuoco di Martin Schuster, edizioni Sellerio. E ora, come di consueto, la classifica settimanale dei libri più venduti in Italia. Nuova entrata al terzo posto, Venuto al mondo di Margaret Mazzantini, edizioni Mondadori. In seconda posizione, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, di Luis Sepúlveda, edito da Wanda.
Si riconferma in vetta alla classifica L'infanzia di Gesù di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, pubblicato da Rizzoli e dalla libreria editrice Vaticana. Leggere per scandagliare l'ignoto e sabotare la solitudine. Una nuova storia ci catturerà nella prossima puntata. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.